In questa puntata di Avanti Insieme affronteremo un tema molto sentito dai pescatori, del quale molto spesso si parla, ovvero il rapporto tra specie autoctone e specie alloctone nei laghi e nei corsi d'acqua del nostro paese. Lo faremo con un esperto del settore che andremo subito a conoscere. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. Il dottor Thomas Busatto è un biologo, in particolare un ittiologo che si occupa di gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici. Grazie di essere venuto Avanti Insieme. Questa sarà un'occasione per fare una serie di riflessioni su quello che è il rapporto tra le specie autoctone e le specie alloctone nell'ittio sistema delle acque interne del nostro paese e fare anche alcuna considerazione su quello che può essere il futuro anche per quanto riguarda la presenza di queste specie in Italia e soprattutto legata alla pratica della pesca sportiva e ricreativa. Innanzitutto una domanda di carattere generale, dottor Busatto: qual è la situazione attuale, se si può provare a fare una sintesi, del rapporto tra specie alloctone ed autoctone nei corsi d'acqua italiani? Diciamo che l'Italia ha una dislocazione geografica molto particolare. La pianura padana è estremamente ricca in specie alloctone, per cui l'80% delle popolazioni sono caratterizzate dalla presenza di alloctoni. Le specie autoctone sono molto limitate in determinate aree. Per esempio la zona delle risorgive hanno più specie autoctone, mentre il Po oramai è composto principalmente, il popolamento ittico del Po è composto principalmente da specie alloctone, barbo danubiano, breme, carassi, aspi, cioè siluri in abbondanza, per cui diciamo che questi equilibri si stanno spostando verso le specie alloctone in determinati territori. In altri la componente autoctona continua a essere ancora molto importante. Il fenomeno della presenza di specie alloctone però non nasce oggi, nel senso vi sono alcune specie come ad esempio la carpa che sono state importate. Ci può provare a fare non una storia ma comunque dare qualche accenno rispetto a alcune specie molto presenti nel nostro paese che però hanno una derivazione, diciamo, alloctona? Diciamo che le prime missioni grosse sono state fatte ai tempi di Romani. Dopo in Italia c'è stato il Regio Istituto di Ittiologia di Roma che ha iniziato a importare per sostenere le popolazioni grosse quantità di specie alloctone. Le prime missioni tipo il pesce gatto venivano utilizzate per sostenere per esempio la pianura padana, per dare proteine alle popolazioni locali a basso costo. Quindi da là ci sono state fatte delle prove di ambientamento alla gambusia per la malaria, persico sole, pesce gatto, cioè già allora si iniziavano a fare delle missioni per cercare di sostenere le popolazioni di uomini, per cui era stato fatto proprio per trovare delle proteine. Successivamente col tempo, con la scusa dello sviluppo della pesca professionale, degli allevamenti, questa necessità è calata ed è entrata le semine a scopo alieutico, quindi proprio per divertimento, vuoi le ridee, vuoi i carassi, vuoi le brem, vuoi tutte quelle specie che sono entrate proprio con la pesca sportiva dilettantistica e amatoriale. Per cui all'inizio c'era una vocazione proprio per sfamare le popolazioni, dopo si è passata a un interesse alieutico. La stessa presenza del black bass, del persico trota, erroneamente chiamato persico trota, perché si tratta in realtà di una specie che non ha niente a che fare con la trota, diverse. È riconducibile alla fine dell'Ottocento per motivi di carattere alimentare se sì, non sì. sbaglio. Fino a metà del secolo scorso le principali missioni venivano fatte per motivi alimentari, cioè per sostenere. Dopo, dagli anni 60-70, si è iniziato a introdurre specie nei laghetti sportivi o proprio in ambiente più per divertimento. Per cui, per dirti, le prime catture di siluro risalgono agli anni 70-80,
Quindi è stato introdotto quello per sostenere la pesca all'interno dei laghetti, cioè proprio per divertirsi. Secondo lei, da ittiologo, qual è una delle cause principali dell'arrivo, ad esempio, del siluro, una specie tanto discussa nell'areale del Po, appunto nei primi anni 70? Normalmente questa specie è entrata sia per poca conoscenza di chi gestiva le cose, nel senso che veniva spacciato come animale appartenente alla famiglia dei pesce-gatti, senza sapere che di fatto era un'altra cosa, cioè i pesce-gatti vengono ricondotti alla famiglia degli ictaluridi, questo è un silurido, quindi hanno due cose totalmente diverse. Sono sempre siluriformi, però sono due cose diverse. E hanno un impatto notevole sull'ambiente e diversificato, nel senso che il pesce-gatto arriverà a massimo un chilo e mezzo dalle nostre parti, mentre il siluro, visto la temperatura delle acque e quant'altro, in Italia si riescono a prendere degli animali decisamente molto grossi, quasi a livello di record europeo, mondiale, per cui anche le caratteristiche ambientali hanno facilitato la diffusione del siluro da noi, che sta diventando un problema o un qualcosa da dover gestire per forza in determinati corsi d'acqua. E ci risulta che l'Associazione Italiana Ittiologi di Acqua Dolce stia realizzando un lavoro molto importante per conto dell'ISPRA e quindi del Ministero dell'Ambiente relativo all'elaborazione di una lista delle specie considerate invasive tra le alloctone, chiaramente, che ha una notevole importanza. Lei fa parte anche, appunto, dell'Associazione Italiana Ittiologi d'Acqua Dolce. Ci può dire anche se affronteremo la questione in maniera più dettagliata in una prossima puntata, parlando proprio anche del lavoro svolto in maniera scientifica su questa lista. Però il fatto che si inizi a prendere consapevolezza della necessità di fare una lista del genere può essere anche positivo dal nostro punto di vista, a patto che si consideri anche il valore alieutico e non solo scientifico che molte specie alloctone hanno per l'indotto legato alla pesca sportiva e ricreativa. Ci parli un po' di questa lista, per quello che ad oggi ne sappiamo, poi riapprofondiremo l'argomento. Questa lista all'interno di IAT, che la stanno allestendo determinati tecnici o condividendo le scelte con l'associazione, tiene conto principalmente del carattere di invasività che hanno determinate specie, sia quelle già presenti in Italia che quelle potenzialmente che potrebbero potenzialmente entrare nel territorio, per cui si cerca di valutare anche i possibili impatti futuri di specie che non ci sono neanche ancora, cercando di importare o di far diffondere queste specie che non sono ancora entrate nel nostro territorio. La scelta di verificare l'invasività di una specie è legata sostanzialmente a due o tre caratteristiche. Una è la capacità che questa specie ha di riprodursi nel territorio. Una, l'impatto che questa ha su altre specie già residenti, in particolare sulle specie autoctone. E non viene tenuto conto, ma marginalmente, sugli impatti che hanno sulla pesca alieutica o sportiva. Per cui si va a verificare più una caratteristica biologica e ambientale, come IAD. Dopo bisognerà tenere conto, secondo me, anche sì delle capacità che queste specie hanno, sia di essere tolte dal corso d'acqua, perché non tutte possono essere catturate o trattenute. Se io vado a trattenere un 100 kg di specie alloctone, dopo bisogna che queste siano sostituite da specie autoctone per avere un effetto sul corso d'acqua. Oppure, se il corso d'acqua è di piccole dimensioni, riesco a fare un'attività di contenimento adeguata. Se ho un corso d'acqua di grandi dimensioni, difficilmente riesco ad avere un'incisività verificabile. Ecco, quindi la gestione delle specie alloctone dovrà tenere conto di diversi fattori, tra cui, in particolar modo, dal mio punto di vista, anche la capacità che ha l'ambiente di essere recuperato, perché una delle cause di diffusione delle specie alloctone è sia la capacità che queste hanno di adattarsi meglio delle specie autoctone, ma anche il fatto che sono cambiate le condizioni ambientali, per cui ci sono delle zone o dei corsi d'acqua che non risultano più particolarmente vocati a determinate specie. Per esempio, nei corsi d'acqua dove è scomparsa la vegetazione, difficilmente si può andare a ricostruire una popolazione di triotto. È più facile che sia adatti o il triotto venga sostituito da una specie alloctona come il rutilo. Per cui anche questa è una cosa da valutare sui piani di gestione delle specie alloctone.
Però questa lista che verrà fatta da AIAD tiene conto di diverse caratteristiche, in particolare la biologia e la capacità di incidere sulle specie autoctone che le specie alloctone hanno in Italia. È indubbio, tuttavia, che al di là delle riflessioni importantissime di carattere scientifico e ittiologico che possono essere fatte e che saranno fatte dall'Associazione Italiana Ittiologi delle Acque Dolci e poi da ISPRA e dal Ministero, vi sono dei dati. In Italia vi sono oltre 2 milioni, per la precisione tra i 2,5 e i 3 milioni di pescatori nel complesso, circa 1 milione che pratica la pesca nelle acque interne, e questi pescatori muovono complessivamente un indotto che è stimabile tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro all'anno. Per cui vi sono delle specie che hanno un oggettivo interesse di carattere aleutico. Sicuramente il siluro, nonostante la indubbia invasività e anche pericolosità, rappresenta un pesce oggetto di pesca molto intensa da parte della pesca sportiva, con un indotto che si crea, ma anche specie meno impattanti da un punto di vista fisico, come, che so io, la brem o altre, sono specie che sono naturalmente destinate per la pesca al colpo, che è molto praticata. Vi è tutta una discussione poi anche sulla trota mediterranea, trota atlantica. Insomma, sono questioni che devono essere considerate nell'ottica anche della pesca e dell'indotto che essa genera. Dopodiché riteniamo, come è presente anche nella bozza di disegno di legge per la riorganizzazione della pesca sportiva e ricreativa nelle acque interne, che si discuterà nei prossimi mesi, che vorrebbe superare il regio decreto del 1931, dicevo, è prevista una nuova categorizzazione delle acque, per la quale è giusto che acque pure, nella quale vi è la presenza solo di specie autoctone, che rimangano tali e si faccia l'impossibile per farle rimanere tali, ma su alcune acque dove vi è una presenza consistente anche delle altre specie è giusto fare delle riflessioni, a meno che, e io non credo che sia la soluzione giusta per l'Italia, non si voglia avvelenare le acque e ripartire da zero, ma insomma, considerando anche la scarsezza di risorse a disposizione, penso sarebbe, secondo me, un danno evitabile. Non so, senza voler chiedere una presa di posizione su questo, ma almeno una riflessione di carattere scientifico, cioè la pesca sportiva è anche un valore. Nella normativa nazionale già alcune specie alloctone vengono tutelate o non impattate, nel senso che il coregone nei laghi alpini viene in parte tutelato, cioè sia il periodo di divieto che la misura minima, e questa è una specie alloctona, però è una specie di interesse per la pesca professionale, per cui probabilmente sfruttando determinati canali o dimostrando che c'è un indotto, c'è una motivazione importante, alcune specie alloctone possono essere, non dico tutelate, ma non c'è l'obbligo di trattenerle, per cui sarebbe già un passo avanti rispetto a determinati vincoli che ci impongono gli stati europei. Perché l'Europa è la prima a dirci dovete cercare di recuperare il popolamento che avevate una volta. Dove non è possibile, perché ci saranno dei corsi d'acqua che sicuramente non sarà possibile, io immagino il Po, lavorare sul Po, per quanto uno cerchi o ci provi, è talmente ampio, con difficoltà ambientali e quant'altro, che riuscire a fare delle attività di eradicazione di specie alloctone dal Po è praticamente impossibile ad oggi, a meno che, come dici tu, di utilizzare determinati strumenti, però sono dei veleni tossici, e bruciare tutto quello che c'è nell'acqua, difficilmente si riesce a pulire e a depurare il Po. In altri corsi d'acqua, che magari sono delle rogge o dei canali di piccole dimensioni, in cui si è efficienti con l'elettropesca o con altri metodi di catture, si possono fare degli interventi di riqualificazione ambientale dal punto di vista della fauna ittica. Per cui la scelta di classificare le acque in base a acque più o meno degradate, chiamiamole acque degradate, nel senso che non, difficilmente possono essere recuperate, sia da un punto di vista chimico, biologico e ittiologico, cioè della fauna, classificarla in questo modo può essere una proposta verso l'Europa di dire noi abbiamo migliorato tutti i nostri corsi d'acqua che erano migliorabili, qui abbiamo delle difficoltà oggettive per conformazione, natura dell'alveo, natura, quantità di acqua che c'è, quindi
vi dovrebbe andare bene già una situazione del genere. Questo sarà punto di discussione non solo in Italia, anche con l'estero. È esattamente quello che cercheremo di fare come FIOPS e quello che stiamo facendo come FIOPS. Infatti per noi una scardola o un carassio ha la stessa e deve avere la stessa dignità di un coregone o di un'altra specie, seppure nella consapevolezza della diversità genetica, ma fanno tutte parte di un grande mondo che è quello poi che è oggetto della pratica della pesca sportiva e ricreativa che è la nostra passione. Ringraziamo il dottor Thomas Busatto per questo approfondimento che abbiamo fatto sulle questioni ittiologiche legate alle specie alloctone e autoctone e rimandiamo a un altro appuntamento di approfondimento proprio su questa lista che l'Associazione Italiana Ittiologi di Acquadolce sta predisponendo per verificare quali saranno queste specie considerate invasive e pericolose e quali meno. Grazie e come sempre avanti insieme. Grazie a voi.